First of all, Mr. Tanner, Abbiamo chiesto a Eric B. Turner come è nato il progetto degli Harlem Voices. It was birthed from a place of need. I saw that there were many churches that were in need of help financially, and I wanted to be a blessing to them. I wanted to sow into them. So that they would not have to close the doors on the church. È partito da un posto di bisogno. Ho visto diverse chiese in difficoltà finanziarie, ho richiesto la loro benedizione, non ho voluto vedere le loro porte chiudere. E quindi ho messo insieme un po' di amici per cantare e per raccogliere fondi per queste chiese bisognose. E si è trasformato in un'organizzazione di beneficenza, una fondazione a supporto di gente con problemi mentali. E abbiamo deciso di condividere un messaggio di speranza in modo più globale, più generale. Hence the birth of well, the Harlem Voices. This is the power of music and the power of God, surely. Yes, yes. Well, do you have a definition about Qual è la definizione per Eric B. Turner della musica gospel? Gospel music. La musica gospel è la buona novella di Gesù Cristo che copiosamente ci arriva nella vita. I always say anytime I come into an atmosphere. Mi dico sempre, ogni volta che vengo a contatto con una situazione qualsiasi, la voglio lasciare meglio di come l'abbia trovata. Quindi condividere la parola di Dio in modo particolare con la musica supera ogni barriera e non importa se non parliamo la stessa lingua. La musica tocca il cuore, la gente capirà quello che sta per succedere, la passione che dimostri cantando. Ecco perché preferisco condividere la parola di Dio tramite la musica, perché attraversa qualsiasi barriera culturale, di credo, razza. La musica ci mette tutti sullo stesso livello. Se lo si fa con passione, e io ci metto sempre tutta la mia passione, il mio cuore, la mia mente, la mia anima in ogni performance. Abbiamo visto le vostre esibizioni negli Stati Uniti dove la gente già conosce il gospel e quindi partecipa attivamente col corpo e con la voce. Avete avuto la stessa risposta anche in Europa, anche dal pubblico europeo? All around Europe. Absolutely. Everywhere we've gone, people will become free. Assolutamente sì. In tutti i posti in cui siamo andati, la gente comincia a sentirsi libera, di alzarsi, battere le mani, e non necessariamente abbiamo lo stesso credo, perché tutto viene mosso proprio dalla passione. Ogni concerto che abbiamo fatto, siamo partiti dalla Danimarca, Norvegia, Svizzera, adesso in Italia, siamo stati in Sardegna, in ogni concerto la gente salta e comincia a cantare e a battere le mani. I colori che indossate solitamente con i vostri abiti da palcoscenico hanno un significato particolare. Purple is the color of royalty. Purple is the color of royalty, but also victory. Il porpora è il colore della regalità e anche della vittoria. Come sentirai in alcune canzoni stasera, tu sei vincente, tu hai la vittoria. Perché voglio rendere sicura la gente che non importa come sia la vita che sta vivendo in questo momento, ma che potrà essere qualcosa di meglio. E quindi il colore giallo, la speranza. E quindi la speranza e la vittoria insieme. Questi sono i colori della nostra roba che usiamo nelle nostre esibizioni. Ok, well, about your... Your music, it's not only gospel because so far you. The Harlem Voices non si limita soltanto al gospel, ma nel vostro genere, nei vostri spettacoli avete anche R&B, funky, il classico blues. Come fate a far convivere tutti questi generi insieme? Sometimes we use different vehicles. A volte usiamo mezzi diversi per arrivare in posti diversi. Questa sera, venendo qui in cattedrale, siamo venuti in mezzi diversi. E qualche volta il messaggio ci può arrivare tramite il gospel, e a volte tramite quella che io chiamo la musica del secolo. Fusing in some other songs that people might be more familiar with.
Quindi ho un modo di fondere altre canzoni molto più familiari al pubblico. Ad esempio stasera canteremo We Got a Friend oppure That's What Friends Are For, e questo fa star bene alla gente, rilascia dopamina. Lo so, sono uno psicologo, ed è importante che faccia rilasciare la dopamina alla gente. Il pubblico si sente bene, molti identificano quelle canzoni più del gospel, quindi veicoli diversi che portano allo stesso posto, allo stesso risultato. But getting us to the same location. The same location. That's great. So the last question, Mr. Turner, you played with a great musician. Eric B. Turner ha collaborato con tante grandi star della musica, da U2 a Mariah Carey, Chaka Khan, Anita Baker. Ecco, a proposito proprio di Mariah Carey, può raccontarci qualcosa? Oh, absolutely. I have loved working with Mariah. She has. Ah certo, ho amato lavorare con Mariah, lei è una grande bolla di gioia. Lei è stata una delle principali persone che mi ha incoraggiato a uscire fuori, a fare quello che faccio. E la cosa che davvero ho apprezzato è che non mi ha lasciato nel retroscena. Mi ha detto tu hai bisogno di essere quello che sei e mi ha spinto fuori, mi ha lanciato nella mia carriera. E quindi è grazie a lei se oggi sono qui. Thank you very much, thank Eric you. Bernard Turner, so, and God bless you. Thank you so very much, thank you. Are you ready? Are you ready? Here we go. Oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day, when Jesus was. Oh, happy day. Oh, happy day. Hey!